love you so. I want you to know. Pamela Pietramalo partecipa, chiediamogli subito la... Please don't go, please don't go. Che meraviglia! Mi sentite? Ti sentiamo benissimo! Bene, in collegamento dal mio forno alle mie spalle. Lui non è una generazione anni 90, è un po' più giovane di me. Aspetta che ho Stefania che è un po' bassa, aspetta Steffi. C'è anche la Stefania in collegamento da Roma. Ciao Stefania! Al centro palatino. No, vabbè, cioè, tu forse non hai capito che io sto... Babe, I love you so... Il mio telefono che piano piano scende. No! No, ma noi siamo emozionatissime. Tu forse allora non l'hai realizzato. Ma io innanzitutto già faccio fatica in generale a realizzare. Però adesso prenderò una scatoletta di tonno che mi terrà il mio cellulare. Ecco. Come stai? Sto molto bene, sono ormai una donna in quarantena, anche abbastanza superata direi la quarantena, però sono molto contenta perché dicevo insomma qua e là nelle varie dirette che ormai faccio come fosse un bicchiere d'acqua, che questa quarantena devo dire che mi ha regalato tantissimi momenti che avevo quasi dimenticato di poter vivere. Perché? Perché la quotidianità ormai, per quanto almeno mi riguarda, sembrava un po' una roba che se magna, come si dice a Roma. Perché abbiamo una vita frenetica, non stiamo mai a casa, ci mangiamo il panino mentre ci infiliamo il tacco, ci mettiamo il rossetto in macchina, ci portiamo il profumo nella borsa e quindi noi siamo donne, come dire, pratiche, ma anche sempre di corsa e quindi insomma quando capitano questi momenti, certo la quarantena l'avrei preferita in vacanza, però ci accontentiamo di questo, speriamo che questo momento passi in fretta, io sono molto positiva per cui stringiamo i denti e andiamo avanti e soprattutto balliamo Please Don't Go, che quello è già un grandissimo passatempo. Le pazze, come le pazze! Senti, io sono già subito connessa con Stefania perché tu devi sapere che lei è, credo, una delle fan numero uno insieme a tantissime ragazze che ci hanno scritto in questi giorni quando abbiamo dato la notizia che ci saremmo visti con te. E lei è proprio, cioè, è in silenzio. E Stefania in silenzio, io credo di non averla mai sentita. Quindi immaginati tu, ha delle chicche da raccontarti, delle cose da chiederti che... direi che è il momento subito di lasciare la parola alla Steffi. Bene, sono tutta orecchie. Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Mia madre mi ha detto: tu sei cresciuta al latte e non nella Rai. Ti pare poco, vedi come sei cresciuta bene, Stefania? Perfetta, sei cresciuta. Espressione, io ero veramente una fan di quelle, ma proprio sfegatate. Io e mia sorella facevamo i balletti nella nostra cameretta di Messina, perché io in realtà sono siciliana, quindi ero... Wow! Una delle regioni più belle del mondo. Grazie, viva. E quindi, per raccontarti un aneddoto, noi eravamo proprio le matte, quelle iscritte al fan club, che facevano arrivare 400.000 lire di bolletta una volta arrivato al mese, per chiamare a Roma le ragazze di Non è la Rai. Quando ancora non c'erano i smartphone, giustamente. Ci hanno messo in punizione una vita per quei 400.000 lire di bollette. Però andavamo al palazzo della SIP con mia sorella, al palazzo del telefono, per recuperare gli elenchi telefonici, perché quindi l'elenco telefonico di Roma non ce l'avevamo, che era un mappazzone. Sì, le famose pagine gialle. Bravissima! E andavamo a cercare Petrarolo, Panatta, tutti i cognomi, ci segnavamo tutti i numeri. E che poi voi fondamentalmente siete anche, diciamo, anche un po' degli stalker, perché voi... Cioè io, i miei nonni, i miei zii, i miei parenti, i famosi congiunti, me li avete distrutti, avete chiamato in tutte le case, a tutte le ore, come se cercaste da mangiare dei soldi, invece cercavate me. Io ero io. Mia nonna, adesso sembra una battuta, ma un giorno mia nonna, non un giorno solo, chiamò mia madre a casa e le disse: ma scusami Cinzia, mia madre si chiama Cinzia, cioè, ma può essere che a me mi rompono le palle alle 2 di notte per cercare il romano? Per cercare tua figlia, perché loro si facevano tutti i Petrarolo che c'erano sulle pagine gialle fino ad arrivare a quello giusto e non beccavano mai quello di casa mia,
perché era intestato a mia madre. Ah, vedi? Grandi! Capito? Quindi noi ci dovevamo inventare anche le strategie per non essere, diciamo, disturbati, ma di notte più che altro, perché poi, sai, il fan non si ferma davanti a niente. È come la donna innamorata, t'ammazza piuttosto. No, no, allora noi di notte no, però quando beccavamo un parente che ammetteva di essere un parente, perché poi ovviamente c'era, ha sbagliato numero, non sono io, questo non è casa di Pamela, perché lo so che ovviamente c'erano tutti questi tricchi tracchi, noi ci gasavamo che avevamo parlato col parente, perché c'era solo nostra zia, però lei non abita qui, quindi... Come dire, non ho trovato Pamela, ma non hai capito, ho parlato con la zia. Perché solo perché è la zia di Pamela che ci avrà un quarto di sangue suo... Già, è qualcosa. Ma senti, Pamela, ma la prima domanda che viene spontanea a farti è: siete consapevoli dell'importanza che avevate per la situazione? Comunque eravate delle icone di stile, di noi ci aspiravamo a voi, insomma. Noi eravamo le vere influencer, se me lo permetti, perché lanciavamo proprio delle vere e proprie mode di capelli, di tagli. La mia frangetta è famosa da tutti i stylist in giro per l'Italia, quelli più anziani ovviamente, però il problema è che noi poi che avevamo questi vestitini della Onyx e della Fard, che hanno fatto la storia della moda degli anni 90, io mi ricordo che sono andata ad una fiera invitata dai patron dell'Onyx e della Fard, dove andai a casa con scatole e scatole di questi vestiti regalati. E mi ricordo che io regalai tutte queste cose, io sono piena di cugine, siamo 2000 parenti, no? Siamo una famiglia molto numerosa, quindi ogni tanto regalavo tutte queste cose che mi davano e quindi condividevo con le mie cugine. E poi mi accorgevo che la moda si era, come dire, divulgata tantissimo, perché poi incontravo i miei simili, cioè con i miei capelli e i miei vestiti. Tutti cloni! Erano tutti cloni di Pamela, capito? Questo è, non è la Rai, è stato come dire un è come stato proprio vissuto come un marchio, cioè praticamente con noi hanno fatto tutto ciò che è gadget tranne la carta igienica, cioè mancava solo quella praticamente. Ma come viveva Pamela, una ragazza di 15 anni che ha una visibilità così, così grande in un momento anche di scoperta, di adolescenza, di genitori che ti fanno uscire, non ti fanno uscire, qual era la tua giornata tipo? Come registravate, andavi a scuola? Perché ci allora sono... Io sono sempre stata un'adolescente atipica, per il semplice fatto che non ho mai fatto quello che facevano le mie coetanee, quindi le mie amiche adolescenti, e devo dire che io ho bruciato un po' di tappe, quindi direi proprio che le ho saltate, come dire, però sono stati dei salti che io ho voluto fare, quindi non per costrizione piuttosto che obbligata, perché magari si diceva, si vociferava che erano poi i nostri genitori che comunque ci indirizzavano verso quella strada più semplice che era il mondo dello spettacolo. Invece no, io ho iniziato che avevo 5 anni che studiavo danza, la mia passione e il mio desiderio, il mio sogno era quello di diventare Lorella Cuccarini piuttosto che Aver Parisi, e quindi era diventare una ballerina. Quindi ho inseguito il mio sogno fino all'età adolescenziale. Poi... negli anni 90, ancora prima degli anni 90, perché io sono del 76, per cui intorno all'85-86, e avevo già 10 anni, all'epoca c'erano molti provini, cosa che oggi vengono un po' meno, per cui passavano i provini tramite le scuole di danza. Per cui la mia insegnante di danza diceva: guarda che in questo programma televisivo cercano una bambina che sappia ballare, che abbia un po' la faccia tosta, presente, giustamente. E quindi ho fatto il mio primo provino per Piccoli Fan, che è un programma anni 80 che conduceva Sandra Milo, dove andavano tutti questi piccoli bambini. Era un po' come lo Zecchino d'Oro, però diciamo un po' più moderno. E andavo lì e già ballavo, interpretavo degli artisti importantissimi facendo appunto le coreografie di questi balletti difficilissimi, e avevo 7-8 anni. Da lì poi mi capita l'opportunità di fare Domenica Inn, perché cercavano una mascotte di 12 anni che sapesse fare canticchiare, ballare, un po' di tutto, quindi feci questo provino, lo passai, ero l'unica minorenne. C'era già Gianni Boncompagni che mi scelse, quello è stato il mio primo incontro, perché non è la Rai, magari non lo sanno molti, ma viene molto dopo con me. Per cui io sono proprio cresciuta a
pane, televisione e buon compagni. Ecco, io sono io ho avuto un trittico, come si usa il dire. Per cui poi da lì, immaginate che a 12 anni mi viene data la possibilità di trasmettere un gioco per bambini a 12 anni. Cioè proprio pronto, ciao, come ti chiami? Passiamo alla prossima telefonata, perché ero di Roma. Quindi la telefonata non lo sapevo dire, però era molto simpatico. E regalavo dei peluche che erano più grossi di me, più grandi di me. Da lì, poi mia madre a un certo punto mi ha detto, amore di mamma, io capisco tutto, ma la terza media te la devi prendere. Facciamo uno sforzo, impegnati bella di mamma. Così quell'anno era il 90. Scusami, 89-90 era Domenica Inn, 90-91 giustamente dovevo mettermi sotto studiare e prendere questa licenza media. Nel 91 poi mi capita la grande opportunità di fare Non è la RAI e da lì praticamente l'ascesa fino al 95, perché poi io faccio tutte e quattro le edizioni. Però tornando alla domanda tua, Stefania, la mia è stata un'adolescenza straordinaria, cioè se io tornassi indietro rifarei tutto, a me non mi è mancato niente per il semplice fatto che ho fatto quello che ho sempre sognato di fare, per cui mi ritengo una donna fortunata oggi, ma mi ritenevo una ragazzina fortunatissima negli anni 90. Ma voi non avete idea dei provini, delle ragazzine che volevano provare ad entrare nel cast e non ci riuscivano, perché che se ne dica, c'erano da superare delle selezioni abbastanza importanti. Per cui, insomma, voglio dire, i viaggi con le amiche piuttosto che dormire fuori, fare tardi, locali, discoteche, no. Io sono cresciuta in fretta per quanto riguarda la responsabilità, il lavoro, legge al dovere. Tutti dicevano, però lì vi divertivate. Sì, ci divertivamo, ma io mi divertivo perché stavo facendo un lavoro che amavo. Certo. Capito? Per cui mia madre, che ne so, oggi agli adolescenti la punizione è quella di togliergli il telefonino, lo smartphone, farlo uscire col fidanzatino, piuttosto che a me mi toglievi, non vai a fare le prove di Non è la RAI, mi strappavi i capelli. Quella era per me la peggio punizione che mi potessero fare i miei genitori, capito? Per cui io dico sempre che ho vissuto un'adolescenza alternativa, ma completamente magica, quasi surreale, perché tra l'altro, in noi, almeno parlo per me, c'era un'inconsapevolezza di quel successo che oggi lo posso dire proprio con certezza. Mi ha reso proprio la ragazza della porta accanto proprio perché non rendendomi conto bene di quello che mi stesse accadendo, io ho potuto vivere con la semplicità assoluta quello che mi stava accadendo, semplicemente con la passione che avevo per quel mestiere, senza crearmi dietrologie, situazioni, cose che mi potevano accadere. No, poi ho la fortuna che ho fatto tutto molto giovane, per cui avevo proprio, cioè quando è finito Non nella RAI avevo compiuto 18 anni, avevo no una vita, 100 vite davanti, no? Per poter realizzare tantissimi sogni, tantissimi desideri. Quindi io penso di aver passato la prima parte della mia vita proprio come la sognavo, quindi sono stata molto fortunata. Che poi era anche la non di Non è la RAI a fare cadere gli uomini, i ragazzi, i ragazzini, i vostri piedi, perché eravate proprio delle ragazzine comunque pulite. Questa inconsapevolezza di cui tu parli davvero emergeva. E sì, traspariva assolutamente. Se pensate che noi eravamo controllate con il trucco. Eravamo controllate perché avevamo dei vestitini, come li chiamavano, un po' succinti, ma sotto avevamo degli shorts, non stavamo mai in mutande. Poi, la cosa fantastica di quel programma, che intanto eravamo 100 ragazze, tutte donne, per cui era un vero e proprio paradiso al femminile, ci si divertiva tantissimo, ci si confrontava, perché poi eravamo target vari, non è che c'erano solo ragazzine di 15 anni piuttosto che di 14, c'erano anche ragazze più grandi come Miriana, Cristina 40, Laura Freddi, che avevano già all'epoca 5-6 anni più di me. Per cui fai conto, io oggi ne ho 43, loro sono quasi vicine ai 50, ok? Per cui c'è stato anche un cambio generazionale, se vogliamo, no? Però per me, ecco, quella è stata anche una grandissima scuola proprio di arte e di vita in assoluto. Io lì ho imparato a fare tutto, ho imparato a stare davanti alle telecamere, ho imparato a cantare, ho imparato a recitare, ho fatto scuola di dizione. Eravamo molto seguite e molto tutelate.
Infatti ti avrei chiesto se avevate dei coach, sia per la danza che per il canto, che per Sì, assolutamente. Ovviamente questo accadeva alle 10, 12, diciamo più note, più importanti, quelle che lui magari ci puntava un po' di più. Non poteva espandere questa, come dire, fortuna di poter imparare per tutte, perché poi la maggior parte facevano nella RAI, non nella RAI come pubblico, ma per pagarsi gli studi all'università, per esempio, no? E quindi oggi, che so, oggi c'è chi magari fa ripetizioni di latino. E all'epoca c'era insegnare please don't go, ecco. Anche quello era un lavoro. Di cui ti ringraziamo perché veramente i nostri fan ci hanno. Noi non ci interessa del rapporto con Ambra, di quelle robe lì, non ce ne frega, quelle cose ti chiedono sempre e non ci interessa. Sì, le stesse cose, basta, ce ne abbiamo, diciamo, ecco, sono una femminuccia, ma se fosse stata un maschietto ne avrei avute le palle piene, eccolo, diciamo, ecco. Follower hanno proprio voglia invece di ascoltare quello che ci stai raccontando, no? Quel dietro le Sì, schede, sì. quando non c'erano le Instagram stories, in cui voi eravate dei figli proprio perché Ma avevate. tu immagina non è la RAI ai tempi dei social, No. sarebbe stato pazzesco, pazzesco sarebbe stato. Già l'invasione, già allora invasione. Stavo ovunque, adesso proprio non avreste potuto vivere. No, assolutamente, assolutamente no, ma perché sai cos'è? Che ancora oggi credo, non so se voi siete d'accordo, adesso me lo potrete confermare, che la televisione è davvero ancora il mezzo in assoluto di comunicazione più grande di impatto che c'è, no? Anche proprio a livello di popolarità. Cioè oggi fai conto, sei stato nel dimenticatoio 10 anni, fai un reality, ritorni subito famosissimo, popolare, no? E magari invece chi sta in TV da 20 anni. Oppure mi viene da pensare, perché poi ecco, c'è da fare una precisazione. Tutti i settori sono importanti per quanto riguarda l'arte, quindi il teatro, la musica, quello che vuoi. Però anche i cantanti stessi, quelli più famosi, quelli che vendono i dischi, che uno dice, vabbè, ma loro non gli serve il passaggio televisivo, sono tutte stronzate. Perché la televisione è in assoluto il mezzo più potente di comunicazione che abbiamo. Lo è. E lo è, e secondo me lo sarà per sempre. Poi è ovvio che uno deve fare attenzione con le scelte che fa, quello che è giusto, quello che... ma in una situazione, in un mondo di crisi, come in questo momento proprio storico, delle volte ci si accontenta anche perché comunque per noi questo è comunque un lavoro, Come no? capito? Ecco, perché molte volte i fan chiedono ma perché hai fatto quello piuttosto che quello? Non era meglio che facevi questo? Ma io dico sempre che poi nelle situazioni bisogna trovarcisi, no? In qualche modo. E poi io sono una persona che ama sperimentare, esplorare, cercare anche nuovi stimoli, per cui a un certo punto della mia vita mi sono data anche allo studio della recitazione, ho fatto molto teatro, ho fatto tantissimi spettacoli a Roma, per cui volevo anche provare cose nuove. Ripeto, avendo iniziato la mia storia artistica molto molto giovane, ho avuto davanti a me una strada sicuramente più spianata, questo sì. Per chi Grazie. magari inizia la sua carriera o comunque prova ad entrare nel mondo dello spettacolo a 30 anni piuttosto che a 40. Ma senti, rispetto a, appunto alle follie che facevano i fan, hai in mente qualcosa di assolutamente pazzesco che non ti scorderai mai? Un gesto, un qualcosa? Allora, la cosa, posso dirti due cose. Una, la più divertente, che quando mia mamma mi svegliò una domenica mattina, che c'era una macchina di alcuni fan venuti dalla Puglia, che mi avevano portato un regalo prezioso, come lo chiamavano loro. Per cui io mi alzo con la pinza in testa, la domenica con il pigiama di Topolino, scendo giù, avevo 16 anni, e quindi proprio. Me ne poteva fregare di meno come uscivo, come mi vedevano proprio, non voglio dire, poi a 16 anni insomma non è che uno fa la rincorsa alle rughe, ecco, a 16 anni se non stai perfetta a 16 anni di che stiamo a parlare? Quindi sono scesa e questo ragazzo mi ricordo che mi porta questo pacchetto tutto tremolante, dico oddio che c'è una bomba dentro, dico perché invece dice però non lo aprire davanti a me perché se no mi emoziono troppo. Vi rendete conto? Io mi ricordo nitidamente le sue parole. Grazie. Nitidamente! Perché era tutto sudato. Perché poi avevano fatto questo viaggio in mare, avevano dormito in macchina, fai conto era luglio, ci saranno stati 35 gradi. Lui scende,
mi viene incontro e la prima cosa che mi dice è: che bello il pigiama di Topolino. La prima cosa che mi dice, perché secondo me lui si stava sentendo male all'apparizione, tipo la Madonna aveva visto, capito? Invece io, che non ero consapevole, come vi dicevo prima, non mi rendevo conto poi dell'emozione vera, sana, di questi ragazzini e ragazzine che piangevano quando ci vedevano, si sentivano male, no? Che io certe volte gli dicevo: ma perché piangi? Ma ti è successo qualcosa? E quello mi voleva dire: t'ho visto a te, che io te sogno tutti i giorni, te guardo in televisione, so tutte le canzoni tue. Ma io non, ma sei te? Chi è? So io, guarda, ecco, so questo. E quindi questo mi porta sto pacchetto tutto tremolante, questo pacchetto, e mi dice: non lo aprire perché io non so se ho fatto una cosa giusta. Dico: come? Come non hai fatto una cosa? Dico: come? Che intendi? Guarda, quando aprirai questo regalo, perdonami. No, vabbè, che paura. Dico: guarda, dico, adesso dico, mi ha messo talmente tanta curiosità che adesso io vado su casa, lo apro e riscendo. No, ti prego, dammi solo un abbraccio, facciamoci una foto. E dico: ok, va bene. Quindi, con la ovviamente non con il cellulare, con la macchinetta, quella con la ricarica, capito? Quella che con la rotellina che si caricava, quella usa e getta, che secondo me era pure subacquea, pugliese lui, viene, mi fa questa foto, e io stavo con questo pacchetto che facevo vedere così nella foto. E lui: no, no, non lo far vedere questo pacchetto, mettilo dietro. E per lì, non so perché, ho pensato: ma non è che questo è fidanzato? E magari non vuol far sapere che mi ha fatto un regalo. Allo? Capito? Dico: va bene, insomma, ci facciamo questa foto. E mentre ci stiamo per fare questa foto, che lui stava con una sua amica, nel frattempo arrivano decine di persone che erano praticamente nascoste dietro le siepi del cortile della mia casa, dove abitavo quando ero una ragazzina. Vi dico in che condizioni: alcuni ustionati perché stavano sotto al sole, altri completamente fradici, altri che piangevano, quello con tutto il rimbe colato. Più che altro sembrava una processione, non sembrava l'incontro con un mito che loro vedevano come un mito, sia chiaro. Insomma, vabbè, li saluto, faccio le foto con tutti, sto quasi 40 minuti e poi mi ricordo che non avevo ancora fatto colazione, e voi dovete sapere che Pamela, se prima non mangia, potrebbe diventare una persona cattivissima. E mi sono trattenuta, per cui salgo su, ovviamente potete immaginare la prima cosa che ho fatto è aprire questo regalo. E io dico a mia madre, dico: mamma, dico, ma senti come suona questo pacchetto? E proprio faceva proprio il rumore, così. Dice: ma attento, perché potrebbe esserci qualcosa di fragile dentro. Dico: no, mamma, dico, senti, io sono un po' spaventata, dico, perché non sai, non ha voluto che io facessi questa foto con questo pacchetto regalo, che secondo me poteva essere un ricordo per lui, o comunque che testimoniava che lui mi aveva portato questo regalo. Mia madre mi fa: senti, guarda, apriamolo, vediamo cosa c'è dentro. Va bene, ragazzi. Mi metto seduta per paura di cadere a terra, apro questo regalo, c'erano una collana, un braccialetto, un anello, una parure e degli orecchini, no, usati della madre. No! Usati della madre. Io volevo morire. Allora, lì per lì, non è che dici, sai, a 16 anni sei un orafo, no, e neanche un gioielliere, no. Quindi io avevo capito che erano delle, sapete, l'oro, oro giallo, rigorosamente giallo, si vedeva che erano delle cose comunque usate. Esatto. Mia madre non mi fa neanche prendere le cose dal tappetino rosso che c'è nel portagioie, fai conto. Tiro fuori, mia madre prende queste cose e fa: ah, questo l'ha rubato alle madre. No, dobbiamo subito trovarlo. Corri, scendi, vagliele a riportare. Dico: mamma, ma occhi e croce. Dico: ha già preso l'autostrada. Dico: ma dove vado mo io a raccattare questo per dargli queste cose? Insomma, il fatto, diciamo, questa questione da risolvere era abbastanza complicata. Tramite una mia amica di Non è la Rai, che non faccio nomi, aveva anche lei questo fan. E aveva, perché noi ricevevamo tantissime lettere, spesso riuscivamo anche a rispondere. Insomma, questa c'aveva l'indirizzo. Riesco a ritrovare, ma dopo un mese, riesco a prendere questo indirizzo. Insomma, mia madre rimanda al mittente la parure che lui aveva gentilmente preso in prestito, secondo lui.
Ecco perché dice, se poi questa fa la foto, la vede mia madre. Però ripensandoci, il pacchetto era chiuso, era incartato, per cui, però sai, la coscienza sporca poi in quel momento ti fa agire distinto. Insomma, vabbè ragazzi, c'era da morire dal ridere. Poi sono rimasta malissimo perché alla fine il regalo non c'era, lo dovevo ridare. Cioè, dico, tutto sto casino, dico, cioè, sei venuto dalla Puglia e mi ha lasciato a mani vuote. Cioè, sono rimasta solo con la pinza in testa e il mio povero pigiama di Topolino. Quello è quello che mi è rimasto. Però no. I fan degli anni 90 erano fan differenti. Mi dispiace per i giovani talenti di oggi, ma quello che passavamo noi, vi dico solo un altro aneddoto molto carino. Abbiamo fatto un tour al Bandiera Gialla, il famoso Bandiera Gialla, luogo fantastico per tutti gli artisti che sono passati per lì, famosissimi, mi viene in mente Patti Bravo, insomma tutti artisti italiani che sono passati per il Bandiera Gialla, perché era un palco proprio desiderato da tutti, proprio perché il Bandiera Gialla portava tutta la gente dell'Emilia, quindi Rimini, Riccione, venivano tutti lì. E mi ricordo abbiamo fatto questa serata, che però è stato un piccolo tour. Insomma, vabbè, abbiamo alloggiato, eravamo 10 di noi, con un pulmino, e mi ricordo che i fan sotto all'albergo ci lasciavano le bombe con la crema e i cornetti con la Nutella, e ogni volta il signore della hall ci bussava e ci portava queste bombe con la crema. Quindi ci hanno pure viziato, poveretti, cioè proprio fantastici. Quindi insomma io ho un ricordo dei miei fan, di quello che facevano per noi, veramente, veramente unico. Ci volevano proprio bene. Ma vi dico questo perché nonostante siano passati 26 anni, sono gli stessi, Che meraviglia. Quelli che mi seguono sui social sono quelli, non è che la generazione 2000 che ne sa del Please Don't Go, cioè ora lo può vedere in streaming, fai conto. Ma quelli sono, capito? Quelli come Stefania, quelli come te. Parliamo di pianti. I pianti? I pianti, nonostante siano passati 25 anni, sono sempre gli stessi. Perché lì è la sensibilità che ti frega. Io sono sempre stata quella che si è commossa per tutto. Cioè, nel senso che io non posso guardare, c'è posta per te. Non sono in grado, perché mi blocca la digestione. Cioè, io guardo, c'è posta per te, e sto lì che piango, singhiozzo, ore e ore. Ed è imbarazzante per chi mi è vicino. Perché non se ne fa una ragione, perché dice, ma può essere che tu piangi pure per le storie che finiscono bene, soprattutto per quelle che finiscono bene, io solo le tragedie. Per cui io sono sempre stata una ragazzina romantica che si metteva il Walkman, perché anche quella è una roba anni 90, il mio era con le cuffiette arancioni, rigorosamente di spugna arancione, nero, completamente black, e dentro c'era la cassetta di Claudio Baglioni. Quindi quando andavo a fare le serate in giro per l'Italia e magari beccavo un pischelletto che mi piaceva e ovviamente non potevo portare a casa il bottino perché minorenne, mi consolavo con le cuffie e nel viaggio di ritorno sognavo pensando di averlo rimorchiato, ma poi qualcuno a un certo punto al casello mi sveglia, mi dice, guarda, siamo arrivati a casa, sveglia, non c'è nessuno. Per cui io ho sempre pianto. Mi è sparita la Stefania nel frattempo. L'ho vista, lei sul pianto è morta praticamente. Aspetta che provo a richiamarla dal computer. Quindi, esatto, cioè tu eri un idolo per noi, per la nostra generazione, ma i tuoi idoli chi erano, a parte Baglioni? Chi è... Allora, quando mi volevo far del male ascoltavo Baglioni. E poi però io ho sempre ascoltato musica pop internazionale. Per cui era una fan di Michael Jackson, di Madonna, era una fan di Aretha Franklin, che poi è stata la mia icona musicale assoluta, perché poi ho cominciato ad interpretare tutti i suoi brani. E poi, insomma, ecco, che ne so, io da ragazzina, che poi sono venuti anche da noi, Take That, per cui ero impazzita, e se penso ancora che me li sono ritrovati a un centimetro dalla faccia, che mi cantavano. E gli schizzetti di saliva per me era come avere una crema antirughe oggi, erano perfetti, come la bava della lumaca, che si dice, insomma, si vocifera che sia perfetta. Ma guarda,
pomeriggio mi sono riguardata quella puntata perché, ma sai che facevo fatica a, a riguardare tutto perché mi emozionavo troppo. È vero, vero. E quindi ho immaginato, ecco, per un attimo io da fan dei Dead Death ho capito cosa potessero provare i miei fan guardando me. Vedi, vedi com'è la, lo scambio, no? Di emozioni. Ah, e poi ero una fan di Beverly Hills, per cui io avevo... Allora, a me mi dicevano sempre che somigliavo a Brenda. Certo. E quindi io avevo il poster, per me, cioè la coppia top era Brenda e Dylan. Io ero innamoratissima di Dylan, per cui avevo il poster di Brenda e di Dylan. E poi avevo il poster dei Take That. E poi, per quanto riguarda la musica italiana, sicuramente ascoltavo Antonello Venditti, Claudio Baglioni, e piuttosto che... Mi ricordo che mio padre mi fece ascoltare nei viaggi che facevamo quando andavamo al mare anche Franco Califano. Per cui, insomma, ecco, piuttosto che Mia Martini, piuttosto che Patti Pravo, insomma, tutta la storia della musica italiana, io poi ho sempre amato... scusate, eccomi, no, ho ricevuto... Ti ho perso. Una telefonata? Sì, ho ricevuto una telefonata, ho chiuso. E poi tutti i telefilm, ecco, che adesso me ne ricordano qualcuno, College, cioè College, ah, College! Arianna, è morto! Fantastico, piuttosto che I ragazzi del muretto, capito? Yeah. E poi, vabbè, diciamo che io ero una grande fan, proprio fan, perché ho avuto un fidanzatino, il mio primo fidanzatino, che era amante di Lucio Battisti. Quindi lui mi ha dedicato tutte le canzoni di Lucio Battisti. La prima che mi dedicò era Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia. Questa, no, quella canzone ancora me la ricordo. Per cui sono cresciuta con questo repertorio, insomma, mica pizze e fichi. Ecco, ma Stefania non la recuperiamo più? Vado a chiamarla su Skype, adesso le scrivo su WhatsApp perché mi si è scaricato il telefono da cui la... Ai, mannaggia, mannaggia. E sto provando al computer perché io sono connessa col mio e sto vedendo se si connette con Skype, che così almeno riusciamo a richiamarla. Perché ho paura a chiamarla da FaceTime, dal computer, non vorrei che mi partisse la chiamata anche sul cellulare. Ah, non lo so, mi chiedi, io non sono granché tecnologica. Adesso io ci provo, vediamo cosa succede, Pamela, perché non possiamo lasciare. A parte che c'era anche un momento, sai che noi siamo in tre, siamo tre amiche diventate socie, e c'è il momento anche della lettura delle domande che ti hanno mandato i nostri follower, quindi ci sarebbe stata anche la Iaia che doveva farti le domande, ma se non riesco a chiamare da qua, te le farò io. Ah, va bene, d'accordo, cara, d'accordo. Intanto salutiamo un po' dei nostri amici che si stanno collegando. Salutiamo Gianluca, salutiamo Franco che mi chiede i litigi. Chi è che non ha litigato nella vita? Però noi eravamo poi bravi a fare pace. La Pitrone che mi dice ciao, bambola. Ma la super Pitrone! Danilo, Dario... Pachi, salutiamo tutti. Elina, ciao ragazzi, ciao Teresa, ciao Cesco, il cassetto degli eventi, ciao. Eccola Stefania, l'abbiamo ribeccata. Ciao Lorenzo, ciao Alessia, ciao, ciao. Senti, eravamo preoccupatissime. Io ho pensato che tu ti stessi andando a mascherare da Pamela per poi tornare e ballare Please Don't Go col vestito dell'Onyx e la frangetta. Mamma mia. Ero mollata lì ed ero disperata. No. Però non vedo. Aspetta, aspetta che sistemo perché si è scaricato il cellulare di Luca, che è il mio compagno che è obbligato a farci fare tutte le nostre sperimentazioni. Eccola qua, così eccoci, ci eccoci. Sei. Evviva. Vedi come scrivono Onyx ed Anfibi? Elina è sicuramente una ragazza dell'86 forse, ecco, vedi qua, perfetto. E poi 86 eri molto piccola. Barbara, e quindi insomma tanti amici. Eccomi qua, siete pronte con queste domande? Siamo pronte, yes. In realtà te le dovrebbe fare la Iaia, ma secondo me la Iaia può cedere questo momento a Stefania, perché sì, è la mia diretta, perché sa...
sa l'amore che prova la Steffi nei tuoi confronti. Yaya, se ci stai sentendo, batti un colpo sui commenti e se ci dai l'ok, partiamo noi con le domande a Pamela. Ma tanto siamo sicure che sia l'ok. No, ragazzi, addirittura ci sono dei fan che si ricordano i nomi degli sponsor, tipo Solari Bilboa. Cioè. Ma chi se li dimentica? No, vabbè, no, oppure tutti i giornaletti dove apparivamo con i fotoromanzi, TV Stelle, piuttosto che Cioè, ma ve lo ricordate, Cioè? Vera, cioè, sì, sì, sì. Le dietorelle, che mi hanno tirato fuori, le dietorelle. Le famose docce, quante ne ho fatte di docce fredde? Quante docce? Vai, Steffi, che hai dato il permesso. Dei fan perché erano troppe, ma ne abbiamo dovute. Qual è la canzone che ti emozionava di cantare di più? Allora, una canzone che mi emozionava tantissimo cantare quando facevo il programma, ne posso dire due. Una in inglese che è You Make Me Feel Like a Natural Woman di Aretha Franklin. E poi Difendimi, che era uno dei miei pezzi inediti dell'album. Difendimi, nascondimi, in queste notti fredde almeno abbracciami, ma più che puoi, ne ho bisogno, sai. Difendimi, nascondimi, da tutto e tutti, oppure devo arrendermi, arrendermi. Lo sai bene che non lo farò. Che brividi! Ok, direi che ci hai dato una risposta meravigliosa. Sì. La seconda è l'insegnamento, il più grande insegnamento che ti ha lasciato Gianni Boncompagni. Ma sicuramente l'ironia assoluta nello spettacolo e non prendersi mai sul serio, perché è solo così che poi anche i giorni no riesci a farli diventare qualcosa di positivo e quindi sì, in assoluto lui mi ha regalato tantissima ironia, proprio sia nel rapporto con gli altri, ma anche nel rapporto con me stessa di valutazione rispetto a quello che magari anche una giornata può essere più o meno positiva o negativa, e riuscire a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Per cui sì, assoluta ironia in tutto quello che facevo, anche se dovevo concentrarmi, però cercare sempre di rimanere con, diciamo, con la leggerezza. Ecco, lui mi ha lasciato tantissima leggerezza per questo spettacolo, cioè per quello che ho imparato. Beh, ed è da adesso la prima volta che ci parliamo, possiamo confermare che sei una comica nata. Proprio senza, proprio così. E poi l'autoronia è simbolo di grandissima intelligenza, quindi sì, ma non bisogna mai prendersi sul serio. Io trovo le persone molto tristi, quelle che fanno delle proprie vite assoluto solo rigore, no? Cioè, nella vita bisogna saper scindere le situazioni e cercare di vivere con leggerezza anche, diciamo, le battute più brutte che la vita a volte ti pone davanti, ecco. Certo. Poi la terza domanda è se hai da parte di un fan, un uomo, e in previsione un nuovo disco. Allora, io praticamente tra poco uscirò con un nuovo, con una cover, diciamo, con arrangiamento elettronico rock. È una cover molto bella di un brano di una cantante molto famosa che è fuori dalla musica da un bel po', però ha lasciato questo brano che secondo me ha fatto un po' la storia della musica, che non posso dire perché fai conto, io adesso dicessi il titolo di questo brano, domani arriva uno, gli viene l'idea, a me l'ha fottuto. E allora io questa soddisfazione non la do, me lo tengo per me. Diciamo che in estate arriverà questo brano anche con un videoclip molto molto bello. Oh, non vediamo, dobbiamo essere tra le prime a sapere quando verrà rilasciato. Certo, va bene, va bene. Steffi, se tu sei d'accordo, gli farei scegliere la 1, la 2, la 3. Ma io, che non sono mai per le vie di mezzo, andrei o con la 1 o con la 3, ma siccome 3 è il numero perfetto, il 3.
Se potessi salire sulla macchina del tempo e tornare indietro negli anni 90, che anno sceglieresti e perché? Allora, sicuramente sceglierei proprio l'anno del debutto, il 91. Sceglierei quell'anno perché ha segnato per me la mia carriera artistica e a cui devo tutto. Meraviglia. Senti, no, ci siamo dimenticati di chiederle una cosa rispetto a tu hai due bimbe, vero? Due figlie femmine, sì. E c'era Stefania che giustamente si chiedeva, una a 16 anni. No, una ne ha compiuti 17 il 20 aprile, quindi è una 17enne proprio fresca, fresca di giornata. L'altra compierà 5 anni il 26 luglio. Se la 17enne ti chiedesse, se domani riniziassero nella Rai e tua figlia ti chiedesse mamma posso andare, cosa gli diresti? Ma sicuramente non le impedirei nulla, perché io l'ho fatto prima di lei. La cosa di cui mi accerterei sicuramente è che la sua decisione fosse dettata dalla passione, solo da quello. Solo così puoi andare avanti nella vita, perché i sogni si inseguono perché di base c'è la passione che ti trascina in questo mondo faticoso, perché non è una passeggiata. Per cui non per la smania di apparire, ma proprio per la smania di apparire perché stai facendo quello che ami fare. Io ogni volta che mi esibivo mi emozionavo. Per cui questo è quello che io mi porto dietro da ragazzina, e ancora oggi quando vado a dormire la notte sogno di stare sempre su un palco. È un sogno che io faccio di continuo, mi sogno sempre che sono su un palco a cantare, a presentare, a fare uno sketch, qualcosa. Probabilmente è qualcosa che non si staccherà mai neanche dal mio inconscio. Questo sta a dimostrare quanti sacrifici e quante anche rinunce ho fatto per arrivare dove sono arrivata, con alti e bassi, ma con la soddisfazione di poter dire che ce l'ho fatta da sola, ecco. Voglia. Senti, noi non vediamo l'ora che tutto questo finisca per correre a Roma e incontrarti. Sì, sì, sarà un piacere per me. Quindi promettici che faremo qualcosa insieme. Ma guarda, ma se vuoi te lo dico proprio, prometto, prometti. Ti giuro amore, un amore eterno. Se non amore me ne andrò all'inferno. E quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio. Lo grido 100.000 volte a sera, ma disperata come una preghiera. Non voglio più vederti sola, sola. Se non ci sarai, prometto ai trentenni che ci rivedremo. Grazie, un'energia pura, solarità pura, come ti vedevamo lo sei tutto. Ferma più che uno scherzo. Grazie ragazze, grazie, mi ha fatto tanto piacere. Anche a noi. E poi, insomma, come dire, abbiamo ripercorso un po' quello che è stato non solo il nostro percorso, ma il percorso un po' di tutti, no? Perché ho visto che quando è partito nella Rai, sul digitale, sul canale di Mediaset Extra, tantissime persone hanno seguito il programma che comunque in qualche modo, chi per messaggio, chi per magari mi ha mandato una foto, tutti erano pronti lì a ripercorrere quel programma, ma perché secondo me ti fa tornare a quell'età così spensierata che con quel tempo poi ti porta via. Voglia, è così. E noi qua siamo testimoni viventi di quanto gli anni 90, quella spensieratezza e quella libertà che c'era allora, ti sentivi potentissimo di poter cambiare il mondo, quindi siamo felici di poter condividere con te, insomma, questo. No, è stato un piacere per me, anzi siete state molto gentili e carine, e tra l'altro non mi ero creata aspettativa migliore di questa, cioè siete proprio come vi avevo immaginato, due ragazze solari, acqua e sapone, piene di energia, quindi vi faccio anche un grande in bocca al lupo per tutti i vostri sogni e quello che avete in cantiere e magari quello che cercate di realizzare.
Io vi mando un abbraccio grande, un bacio. Quando venite a Roma, mi raccomando, fatevi vive, perché sennò c'è rosso, un amore che non posso. Ho comprato un gatto bianco, mi domando se ti manco. Tante sere che non ballo, ho dipinto un quadro giallo. Una camicetta rosa, non è un abito da sposa. Forse sono pazza di te. Un bacio, ragazze. Ciao, davvero. Ciao, vado a preparare la cena. Certo. Un abbraccio. Ciao, belle. Ciao. Ciao.